Sì, ci accomodiamo, saliamo qualche rampa di scale. La nostra struttura, il Baglione Terregina di Roma, è ormai chiusa al pubblico dal 12 marzo. Dove ci troviamo? Dunque, in questo momento ci troviamo nella suite Regina, che prende il nome dal fatto che l'albergo ha avuto l'onore di ospitare la Regina Margherita di Savoia all'inizio del 1900. Lei è entrato e ha detto mi fa impressione. Cosa significa mi fa impressione? Fa impressione vuol dire che è una atmosfera surreale. Noi siamo abituati ad ospitare, a accogliere, a ricevere, a fare gli onori di casa e in questo momento sembra come se il tempo si fosse un po' fermato a quel 12 marzo e quindi è un'atmosfera veramente impressionante. Il nostro fatturato è molto prossimo allo zero. Noi stiamo attraversando una condizione che dal punto di vista economico può essere assimilata a una guerra. Guerra non è, anche se purtroppo ci sono anche i morti, una condizione che nessuno di noi aveva vista. Ce la raccontano i nostri nonni, c'era durante la guerra. Quando ripartirà questa stagione estiva e come ripartirà? Con la paura delle persone io penso che sarà veramente difficile portarli al mare a godersi la vacanza. Per noi che viviamo, diciamo, una città d'arte, una metropoli come Roma, mediamente in un anno come è stato quello del 2019 ospitiamo 40.000 persone. La previsione da giugno a dicembre ci vede con poco più di 4.000 presenze. Le perdite sono ingenti, essendo sulla costa laziale fregenea. Nel mio caso io riesco a fare fino a 200 persone, ma quindi si può immaginare quello che sta succedendo nella nostra attività. Un albergo di questa tipologia, metratura media di 10.000 metri quadri, ha bisogno di oltre 100 dipendenti per poter fare il servizio, con tutto quello che comporta in termini di costi di gestione, di pagamento delle tasse e anche pagamento di stipendio di quel personale che pur essendo chiusi continua a fare il presidio della struttura. Per ripartire, per rimettere in moto questa macchina, noi avremo bisogno di un 30.000 euro. Purtroppo non tutti ce la faranno. Io sto spendendo con contratti importanti 1.500 euro al mese chiuso di energia, sto spendendo 700 euro al mese di ACEA, di acqua, quindi stiamo spendendo per i contributi. Per noi riaprire in sicurezza, ovviamente in primis la sicurezza dei dipendenti d'albergo e poi dei clienti che vorranno tornare a visitarci, non possiamo pensare di trasformare gli alberghi in degli ospedali. Sareste anche disposti a muovervi con mascherine e guanti? Se questo è quello che ci chiederanno di fare, noi ci muoveremo con mascherine e guanti e cercando di sorridere con gli occhi se non riusciamo a sorridere visivamente. Però volete aprire? Io voglio, sì.